Amici, rieccoci qui sul mio canale, come promesso, un video speciale in cui dirò la mia sul passaggio di proprietà del Monza, sull'eventuale cessione della maggioranza da parte di Fininvest. Non entrerò nei dettagli di notizie, quindi chi compra il Monza, perché comprano il Monza, se comprano il Monza, anche perché poi ormai viviamo in un'epoca in cui le notizie corrono velocissimo, quindi è inutile sostanzialmente e venire qui, parlarvi e dirvi sì, lo compro perché io non è che ho notizie esclusive, ciò che si legge è lecito che sia considerato come valido. Quindi i nomi sono quelli: Orienta Capital e il fondo arabo PIF, si vocifera di queste possibili acquisizioni societarie. Allora, io dico la mia in questo video perché, come tutti, ho un'opinione personale, vorrei condividerla con voi, vorrei sapere voi cosa ne pensate di questo eventuale passaggio societario. Io sono di un'idea comunque ben precisa. Io penso che si sia capito già dagli albori che il Monza sarebbe stato comunque o verrebbe ceduto, o non dico il 100%, ma almeno la maggioranza, perché di fatto da quando è scomparso il presidente Silvio Berlusconi si è visto che le cose sono cambiate, perché primo anno di Serie A, grandi investimenti, Monza che, ricordiamolo, ha portato Matteo Pessina, pagato circa 15 milioni di euro, e ha comprato Petagna, e ha comprato tanti giocatori comprati, quindi investimenti, parliamo di circa 40 milioni di euro, nella seconda stagione di Serie A, che è quella che il Monza sta giocando proprio in questi mesi. Non è stato fatto praticamente nessun investimento e non ci vuole chissà quale ragionamento logico per capire il motivo per cui non sono stati fatti. È molto semplice: il Monza ha speso 40 milioni con il presidente Silvio Berlusconi in vita, è stato fatto un ragionamento, ripeto, opinione mia personale, ma penso che possa essere confermata, di contenimento. Ok, proviamo a investire nei giocatori che già abbiamo. Al massimo prendiamo qualche occasione qua e là, che può capitare, e lo dimostra il colpo Gagliardini a parametro zero, D'Ambrosio a parametro zero. L'unico investimento di fatto che è stato realizzato è quello di Izzo, qualche milioncino, perché è una colonna portante dello spogliatoio. Anche gli acquisti di gennaio, se andiamo a vedere, comunque Maldini in prestito, Zerbini in prestito, che poi non sta neanche giocando. Si valorizza molto i giocatori di proprietà. Ed è per questo che forse Zerbin non gioca neanche, al di là del fatto che sia meno in forma magari di altri, o che paga il modulo nuovo, ma vabbè. Si stanno valorizzando i giocatori che si hanno in casa. Parlo di Bondò, parlo di Carboni, parlo di Birindelli, tutti rilanciati. E quindi questo è un segnale importante, secondo me, e da lì già bisogna capire che forse qualche movimento può avvenire. In generale io ritengo che sia stato fatto un grande lavoro in questi anni, non di rilancio del Monza, ma di lancio del Monza, perché oggi se andiamo a vedere, a sondare un po' quelle che sono le opinioni, le visioni del brand Monza, sono visioni comunque di un certo tipo, visuali di un certo tipo, opinioni di un certo tipo. Non si associa più solo il Monza all'autodromo e alla Formula 1, si associa al Monza anche a una squadra di calcio, è un brand presente in Italia in grande larga maniera, perché tanti comunque si sono appassionati alle gesta del Monza. È un po' come, possiamo dire, un po' come il Sassuolo di anni fa, una realtà che piano piano si è costruita e ha creato un suo ecosistema con una figura molto forte che era Squinzi, e in questo caso Berlusconi. E oggi un imprenditore, un gruppo avrebbe mille motivi per poter prendere in gestione una società come il Monza, perché ha uno stadio molto interessante, che ha un grosso potenziale, un territorio che ha grosso potenziale, un brand che ha grosso potenziale, che può essere associato eternamente allo sport, ai valori dello sport, ai valori, comunque, vuoi o non vuoi, della famiglia Berlusconi. Quindi io mi sento solamente di ringraziare la famiglia Berlusconi in questo momento per tutto quello che sta facendo, che ha fatto anche dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, perché non era una cosa così ovvia. Avrebbero potuto tranquillamente dire: ok, scomparso Silvio, vendiamo, basta, primo offerente, via. No, invece hanno voluto valorizzare
la realtà, farla rimanere in Serie A, renderla ancora più forte dal punto di vista economico, valoriale, a livello comunque anche di comunicazione, di brand. È stato fatto un grande lavoro e poi nel momento in cui arriva un acquirente che dimostra di volerci investire, si cede. Quindi penso che in questo momento la posizione della società AC Monza sia questa, quindi andare avanti così, poi fare dei ragionamenti di questo tipo. Poi, chiave la figura anche di Adriano Galliani, perché è inutile nasconderlo, è fondamentale all'interno del Monza, la passione non muore mai, però è ovvio che possano essere fatti determinati tipi di ragionamenti. Io lo vedo comunque lì, nel Monza, a prescindere da cambi di proprietà, cambi di maggioranza, quote di maggioranza. Lo vedo lì nel suo ruolo, cuore pulsante, perché unisce l'ambiente bene. Però ovvio, questo è il mio pensiero, credo che si possa verificare questo tipo di scenario, quindi io ringrazio comunque, mi sento di ringraziare la famiglia Berlusconi per una cosa che non è neanche scontata, ossia quella di accompagnare nella crescita una squadra. Poi l'interesse, ovvio, io non posso dire colpevolizzare la famiglia, cioè comunque Fininvest del fatto che magari non sia completamente interessata al Monza in quanto squadra, perché è inevitabile, ragazzi, parliamo di un uomo che ha legato la sua vita a vari settori, da cui il calcio è un nome, il calcio è di Silvio Berlusconi, non della famiglia, quindi è ovvio che sia così. Però dai, io sono ottimista, penso che le cose non vengano fatte a caso, ma secondo un preciso ragionamento, un preciso filologico. Poi vedremo se ci saranno cessioni, non cessioni, chi acquisirà il Monza, però sicuramente andrà in buone mani. Fatemi sapere, come sempre, la vostra nei commenti, io poi vi aspetto qui sul mio canale. Presto con nuovi contenuti.